così di fronte all'arrivo a tre quarti del rettilineo, quando Shark Attack inizia a essere accompagnato da Sacce Full, prova anche a inserirsi dalla lotta. City o Star provano a recuperare anche gli altri, ma sono più indietro, capeggiati da Piazza di Siena, Oakville, che deve cercare lo spazio, e poi anche fortissimo. Sacce Full si prepara all'esterno dei rivali, si presenta anche all'esterno Ida Chicken, più all'arco ancora Oakville, che prova a intervenire cercando di fare il taglia fuori su fortissimo con City o Star, che prova a intervenire nei confronti di Shark Attack, all'interno ancora Mutinir, attenzione a Mutinir all'interno che prova a ingambarsi, City o Star che è passato in vantaggio, City o Star nel finale su Mutinir e poi vicini Piazza di Siena e Shark Attack all'interno. E se c'è un cecchino a Varese, questo è veramente Marco Gasparini, perché tutte le volte che punta ad una corsa è difficile che vada lontano dal primo o il secondo posto. Marco Gasparini, complimenti, tieni particolarmente, mi sembra, la pista di Varese. Beh, è una pista che quest'anno, ma anche gli altri anni, ho trovato con un fondo eccezionale, molto ben tenuto, con tantissima erba, forse l'estate, anche il clima assolutamente aiuta, e quindi i cavalli, sì, specie nel periodo estivo, si trovano molto bene, specialmente i tuoi che sono cavalli anziani, a cui tutti i cavalli anziani, però il fondo di Varese devo dire che è eccezionale. Grazie Marco, come al solito lui ha colpito, va via con il premio, tanto per cambiare, complimenti ancora. Grazie. Alla prossima. Ciao. Grazie. Ecco il varco per Eufemia, che prova a intervenire al pari di Gabriella. Eufemia che va di dentro, Gabriella di fuori, si catapultano su Pizzo Carbonara e Musa d'Oriente, le colgono in crisi, e allora Eufemia che è in vantaggio su Gabriella. Eufemia che passa nettamente in vantaggio sull'ottima Pizzo Carbonara, poi Yakima che finisce bene, ma c'è soltanto una cavalla per il tris storico. Ecco, mentre intervistiamo Aldoino Botti, noi riguardiamo il replay di Eufemia che vince il premio La Novella. È una cavalla fantastica, ha vinto per 3 anni a seguire questo premio, e non è facile per un allenatore tenere una femmina in condizione tanto tempo. Complimenti Alduino. No, sinceramente è una cavalla che non ci ha mai dato problemi, sia nella condizione sia per le gambe e tutto quanto. Quindi non è che ha vinto solo queste 3 corse del premio Novella, ma ne ha vinte tante altre. Certo, è una cavalla di qualità. È una cavalla di qualità. Oggi come oggi, a pensare ai programmi dell'autunno, diventerebbero difficili, e quindi si ferma qui, è giusto che vada a fare la mamma. Quindi abbiamo lo scoop in sì. Diretta. Basta, Eufemia finito, finisce in bellezza. Finisce in bellezza. E noi adesso proseguiamo con la premiazione. Grazie mille Alduino e complimenti. Niente, ancora. Grazie, grazie. Thank you.